Buonasera e benvenuti alla sesta edizione del ciclo Capolavori Raccontati. È un grande onore avere con noi stasera sia il curatore del ciclo Marco Carminati che il professor Salvatore Settis che come di consuetudine aprono questo ciclo organizzato dalla Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale. Non rubo ulteriore tempo a Marco Carminati, lascio a lui la parola e vi auguro buona serata. Grazie. Ringrazio moltissimo Claudia Bovis che fa parte dello staff che ha organizzato questi incontri, perché naturalmente c'è sempre dietro un lavoro organizzativo notevole. Ringrazio il presidente Luca Bizzarri che ha affidato nuovamente a me questo incarico, dando la possibilità di continuare un'esperienza che giunge quest'anno alla sesta edizione, quindi abbastanza importante. È sempre stata una formula, diciamo, apprezzata dal pubblico e quindi abbiamo deciso anche in questa occasione di non cambiare, di far fare la lectio magistrali al professor Settis, che accetta sempre molto volentieri, mi dice io vengo volentieri a Genova, quindi questa è una bellissima motivazione. E di dare appunto, come nelle altre occasioni, la possibilità di ascoltare varie voci, varie attitudini, vari entusiasmi anche, che affrontano opere d'arte, alcune molto celebri, altre magari da scoprire, come sarà il caso questa sera di William Kentridge, che è un artista contemporaneo vivente, tra l'altro grande amico del professore, e per poter appunto, in una diversità di voci, esprimere l'entusiasmo di poter raccontare le opere d'arte. Come avete visto nel pannello che era fino a poco fa qui dietro le mie spalle, ci saranno argomenti che toccheranno un po' tutta la storia dell'arte. Avremo dopo la lezione introduttiva di stasera del professor Settis dedicata a un artista contemporaneo, William Kentridge, Valerio Terraroli che parlerà del ciclo di Tiepolo a Würzburg, grandissimo ciclo barocco, tardo barocco nella Germania meridionale. A me toccherà parlarvi dell'Apollo e Daphne, lo faccio molto volentieri perché è la tesi di mia figlia per la maturità, quindi per una volta ho copiato quello che ha scritto mia figlia, che sarà presente e molto severa nel giudizio. Guido Beltramini è una new entry, viene per la prima volta a Genova, è il direttore del Palladio Museum di Vicenza, grande esperto del Cinquecento, grande esperto di Palladio, soprattutto grande esperto dei rapporti tra gli artisti e i committenti, perché noi vediamo sempre l'artista, ma il committente qualche volta lo mettiamo da parte. Vedremo com'è importante la figura dei committenti nella sua lezione sulla Villa Barbaro di Maser, grande edificio realizzato da Palladio e Veronese. Cristina Cidini affronterà un tema d'attualità, il bellissimo, meraviglioso restauro dell'Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci. Vedrete delle cose straordinarie perché sono venuti fuori dettagli che non si vedevano, quindi un Leonardo completamente nuovo. Stefano Zuffi è andato a toccare un argomento complicatissimo, cioè chi sono i cosiddetti coniugi Arnolfini di Van Eyck. E poi il professor Antonio Paolucci terminerà con la lezio appunto conclusiva, andando a parlare anche lui di un grande restauro che è stato fatto a Firenze, cioè i pulpiti di Donatello della Basilica di San Lorenzo. Quindi vedete, piuttosto articolato, ricco, speriamo appunto che siate interessati a questa, così, a questa proposta. Noi abbiamo cercato di farla naturalmente con tutto l'entusiasmo e anche la competenza e anche trovando argomenti come questo di questa sera di attualità, cose che sono appena avvenute, che stanno avvenendo, oppure parlando dei grandi restauri che naturalmente portano opere d'arte antiche alla ribalta perché ci permettono una lettura nuova. Io concludo qui, do la parola al professor Settis, vi ringrazio moltissimo della vostra presenza. Bene, buonasera a tutti, io sono molto contento di essere qui a Genova ancora una volta e di vedere un pubblico così numeroso in questa sala tanto bella. Nel cominciare a parlarvi del tema che vedete ricordato sullo schermo, vorrei cominciare con l'osservare uno dei non pochi paradossi del nostro tempo. Roma appare a molti italiani come una città in grandissima crisi, eppure è a Roma che è stato realizzato il più vasto e interessante progetto di arte,
di arte urbana in Europa degli ultimi decenni. È un enorme fregio, lo vedremo stasera, lungo 550 metri e alto intorno a 10 metri, dipinto da un grande artista sudafricano, William Kentridge, uno dei grandi artisti del nostro tempo, e inaugurato il 21 aprile 2016. Per ragioni che poi dirò, questo fregio via via va scomparendo. Questa mia conferenza è anche un invito ad andarlo a vedere per chi di voi non lo avesse ancora visto. Chi di voi sa o ricorda sullo schermo il disegno preparatorio, uno dei molti disegni preparatori, fatti come lui usa fare su carta registri dismessi. Perciò il titolo di questa lezione, l'antico e contemporaneo, è interamente appropriato. Anche la lupa, che figura sulla copertina del libro, è ovviamente la lupa capitolina di bronzo, anche se sotto le sue mammelle Kentridge ha posto ironicamente non i due gemelli, Romolo e Remo, ma due brocche di latte, per così dire trasferendo la lupa dalla gloria del Campidoglio alla centrale del latte di Roma. La terza ragione per parlarvi di questo tema oggi è che il fregio, nonostante la sua monumentalità davvero degna di Roma, è stato concepito sin dall'inizio per durare poco. Dipinto, come vedremo, sui muraglioni del Tevere con una tecnica che ne limita la durata, è destinato a sparire lentamente ed è già oggi meno visibile di quanto lo fosse il giorno vicino, peraltro, della sua inaugurazione. Perciò vi invito ad andarlo a vedere. Vedete ora scorrere il fregio e poi lo guarderemo più da vicino. Ma c'è una quarta ragione, ed è la più importante, per cui vale la pena parlare di questa opera di Kentridge che vediamo sfilare sullo schermo. Essa è stata concepita come un progetto di rigenerazione urbana e proprio perché la stessa identità di Roma è in crisi, come del resto quella di tutte le città storiche. Per recuperarne il significato e il respiro, uno dei maggiori artisti d'oggi ha evocato come una serie di flashbacks la storia di Roma dalla sua fondazione mitica, la Lupa, fino a eventi recenti come, lo vedremo, l'assassinio di Pasolini e di Moro. La storia viene così additata come un ingrediente essenziale di una nuova coscienza civile, di una rigenerazione umana, senza la quale non può darsi rigenerazione urbana. Eppure, paradosso nel paradosso, questo progetto assolutamente romano per il luogo in cui sorge e perché si nutre di storia romana è stato immaginato all'origine da un'artista americana, Kristin Jones, che è pure mia amica, che ha fondato con altri romani di adozione l'associazione Tevere Eterno, a cui solo in un secondo momento si sono uniti artisti e architetti italiani, ed è stato affidato poi a un artista che ama Roma da sempre, ma che è nato e vive in Sudafrica, per l'appunto Kentridge. Inoltre, una fase essenziale del suo lavoro, la costruzione del repertorio di fonti, di cui parlerò, è stata gestita da una storica dell'arte americana, Lila Yohn, e dai suoi studenti. A voi interpretare le ragioni di questo percorso singolare. Chi di voi è ottimista penserà che Roma attira l'attenzione del mondo e dobbiamo esserne orgogliosi. E essere orgogliosi che un progetto come questo ci venga donato da non italiani. I pessimisti fra voi penseranno invece che questo intervento dall'estero segnala la tendenza italiana, o in particolare romana, alla passività, l'incapacità di prendere iniziative. I pessimisti bene informati aggiungeranno che dalla prima idea di Kristin Jones alla realizzazione del progetto sono passati più di 10 anni, perché i permessi a Kentridge di fare il suo fregio non arrivavano mai. Gli ottimisti replicheranno che però il Comune di Roma e la Soprintendenza Comunale sono stati sempre favorevoli e che, nonostante la Soprintendenza di Stato fosse inizialmente contraria, alla fine il permesso è arrivato. Non vi intrattengo con queste storie di ordinaria burocrazia. Vediamo però, prima di guardare il fregio nel dettaglio, dove si trova e perché si trova lì. L'opera di Kentridge si distende su un grande muraglione del Tevere, costruito dopo che la città divenne capitale d'Italia nel 1870, con grandi blocchi di travertino. Lo vedete qui. E lì. I blocchi di travertino erano una consapevole allusione all'architettura di età imperiale romana, a cominciare dal Colosseo.
La zona prescelta è sul lato destro del fiume, la destra orografica, come tutti sappiamo, si indica volgendo le spalle alla sorgente, nell'area fra Ponte Sisto e Ponte Mazzini, che vedete in una foto aerea in basso nello schermo. Questo è stato scelto quest'area perché è il più lungo, è il più lungo pezzo rettilineo del Tevere nel suo percorso in città. E lì lo potete vedere in pianta. Christine Jones e l'associazione Tevere Eterno hanno proposto di chiamare quella zona che ha un vasto camminamento pedonale per ciclisti, hanno proposto di chiamarlo Piazza Tevere, perché è accessibile facilmente attraverso scalinate che scendono dai due ponti e dove l'ampia banchina consente la coesistenza della pista ciclabile col traffico pedonale. Proprio per questo, sin dal 2005, mentre prendeva forma la sua visione di una piazza Tevere in quest'area e di un'opera di Kentridge che vi attirasse l'attenzione dei romani, Christine Jones vi dipinse sperimentalmente una serie di grandi lupe, le vedete nella foto in alto. L'idea di base di Piazza Tevere è semplice. Se pensiamo allo stato di salute di Roma, è subito evidente che il più trascurato dei protagonisti della vita della città è proprio il suo fiume, il Tevere. Qualcuno può anche pensare, scherzando ma non troppo, che molti romani nemmeno lo sanno che c'è un fiume nella città, tanto poco esso è presente nella vita quotidiana. Scorre in mezzo alla città, sin da Romolo e Remo nella chiude la storia, la topografia, la memoria, ma è del tutto marginale nella vita dei cittadini, quasi fosse solo una specie di canyon che la attraversa serpeggiando e rendendo più difficile il traffico automobilistico, perché bisogna ogni volta andare al ponte per poter ritornare poi indietro. Ridare centralità al Tevere come nucleo di una possibile rigenerazione urbana e farlo a partire da un'opera d'arte. Questo è il traguardo che Christine Jones si era riproposta, la vedete due volte, in alto da sola e in basso con William Kentridge. E qui queste foto servono anche a mostrare la proporzione del fregio rispetto alle dimensioni di un essere umano. Ridare le centralità al Tevere, questo è il traguardo che Kentridge ha abbracciato con entusiasmo. Ed è significativo che il suo fregio corra fra due ponti carichi di storia. Ponte Sisto, costruito da Sisto IV nel 1473, sul sito di un antico ponte romano, e Ponte Mazzini, costruito invece nel 1904 come parte della nuova viabilità di Roma capitale. Il disegno è la dimensione favorita di Kentridge, ma il suo è un disegno versatile e inventivo, soggetto a continui rilanci e metamorfosi a seconda degli usi, delle dimensioni, delle impaginazioni a cui l'artista lo destina. Sul disegno si basano i suoi molti e famosi film di animazione, per esempio quello che stiamo guardando, Felix in Exile, che è del 1994, dolente proiezione della storia del Sudafrica e delle sue interne violenze. Il padre di William era, perché è ancora vivo, io l'ho anche incontrato una volta, uno dei più famosi avvocati che difendeva i diritti umani nel Sudafrica nel periodo dell'apartheid. Qui i disegni si sovrappongono come presi da un'inquietudine interiore, i corpi umani si confondono con i paesaggi, gli interni di una stanza e la vastità degli esterni si alternano e si intersecano. Ogni disegno è concepito inizialmente da Kentridge secondo una forma statica e poi, quando lui fa questi suoi disegni animati, ogni disegno viene subito alterato con cancellazioni, aggiunte, modifiche e ogni singolo passaggio viene di volta in volta da lui stesso fotografato per poi crearne calibrate sequenze di cui vediamo in basso un piccolo esempio nell'immagine in movimento. La stratificazione della memoria è tema centrale del lavoro di Kentridge e può tradursi anche in un assiduo esercizio che decompone e riarticola la figura umana attraverso la musica e la danza o in immaginari cortei inscenati a metà strada tra teatro e rito. E questo, per citare solo un'altra delle sue opere, il caso di More Sweetly Played Dance del 2015, una vera e propria danza macabra del nostro tempo esposta a Londra, che è un diretto precedente di Triumphs and Laments, di cui ora parleremo. L'installazione, che si distendeva su vari schermi per 40 metri, era fatta in modo da coinvolgere il visitatore circondandolo con una folla di figure o scheletri danzanti e musicanti
che spesso inalberano insegne con oggetti o volti, trascinano pesi su un misterioso sfondo di stampe, disegni, ideogrammi cinesi. Ora, il più antico fra i problemi del disegno e della pittura nella tradizione occidentale, che è il movimento, è qui risolto in un controllato teatro d'ombre, dove le figure umane si rinsecchiscono entro una sagoma danzante con quella che con Dante potremmo chiamare la lor vanità che par persona. Le danze macabre del tardo Medioevo non vengono né citate né evocate, ma presupposte, mentre i riferimenti storici di questo rilievo vanno invece ai eventi più vicini a noi, e in particolare alla Comune di Parigi. Anche il lavoro di Kentridge per il teatro d'opera, per esempio per Lulu di Alban Berg al Metropolitan Theater nel 2015 e poi all'Opera di Roma qualche mese fa, è un energico e ben concertato ripensamento delle potenzialità del disegno, qui ingrandito a dismisura, proiettandolo sulla scena. Kentridge, in una serie di lezioni sul disegno, ha indicato come asse portante del suo lavoro quello che lui chiama un perpetual rebeginning, un perpetuo ricominciare da zero. Perciò proiezioni, animazioni e danze devono sommuovere dall'interno ogni immagine appena disegnata, esaltandone la provvisorietà, l'instabilità. Perciò lo stile disegnativo di Kentridge si presta a rimeditazioni visuali sugli eventi storici. Lo si è visto pochi mesi fa nelle Officine Grandi Riparazioni, OGR di Torino, che è la sua ultima opera pubblica, la vedete in basso, inaugurata qualche mese fa. Sono figure monumentali, alte 4 o 5 metri, ritagliate come in grandi lastre di ferro, e sono una processione dei riparazionisti, li chiama lui, gli operai che facevano riparazioni in quelle grandi officine, che è un nuovo polo culturale a Torino. Sono 13 grandi silhouette alte fra 4 e 5 metri. Una moltitudine di persone, scrive lo stesso Kentridge, tutte potenti, emotive, tutte parti dello spirito che ha segnato Torino. Sì. Tutte riprendo la citazione di Kentridge. Una moltitudine di persone, tutte potenti, emotive, tutte parte dello spirito che ha segnato Torino. Un tributo a chi ha lavorato fino allo sfinimento in condizioni di lavoro pesanti e ingiuste, però con la passione di certi gesti, la consapevolezza che il lavoro non era e non è automatico. Dunque, nata in piccolo formato con il disegno di animazione, la sperimentazione disegnativa di Kentridge sta mostrando in questi anni, e lo si vede anche a Torino, una crescente vocazione monumentale. Ora, Triumphs e Laments, arriviamo alla nostra opera. Triumphs and Laments, Trionfi e Lamenti, fu concepita all'origine come una processione di figure che doveva essere proiettata sul muraglione dal lato opposto del Tevere. In questo fregio convergono due aspetti essenziali del lavoro di Kentridge: l'ambizione monumentale e il ricorso alla memoria storica. I corpi vivi di uomini e donne, ridotti a ombre, tendono ad assumere schemi e atteggiamenti che corrispondono a quelli della tradizione iconografica, secondo un vocabolario che, attraverso il riferimento alla memoria culturale, propone lo scenario di una continua riflessione sul passato, sospesa fra l'anamnesi e l'oblio. Ma perché il titolo Trionfi e Lamenti? La storia di Roma, per Kentridge, è lo specchio e la sintesi della storia dell'Occidente, o forse del mondo, vista come una trama di trionfi e di sconfitte. Anche gli imperatori romani, che a Roma presentavano se stessi come trionfatori perpetui, e lo vedete sull'arco di Tito, foto in alto, nell'immagine in alto, dovettero piegarsi però davanti ad altri sovrani, nell'immagine in basso, che viene da Naxerostam, un straordinario complesso di sculture rupestri non lontano da Persepoli, si vedono ben due imperatori romani che si prostrano davanti al re persiano Shahpur I nel 260 d.C., dopo essere stati da lui sconfitti e fatti prigionieri.
Kentridge insiste su questo drammatico contrasto. L'incipit del suo fregio, lo vedete in alto, comprende prima la vittoria alata tratta dalla colonna traiana, subito dopo, andando verso destra, un imperatore a cavallo che viene dalla statua bronzea di Marco Aurelio sul Campidoglio e infine una biga vuota ma sovrastata da una mano che regge una corona trionfale. Ne parleremo poi ancora di questa mano. Manca invece nel fregio sul muraglione del Tevere la disfatta di Valeriano con l'imperatore romano in catene. Una scena che lui non conosceva, l'ha scoperta troppo tardi e l'ha disegnata, lo vediamo in basso, senza fare in tempo a inserirla nel suo fregio. Ma i lamenti del titolo nella sua intenzione dovevano avere comunque un ruolo importante che Kentridge voleva affidare a eventi della storia più recente. Inizialmente voleva metterci questa bandiera con le parole «Oh Dio, che dolore!», il grido della 19enne Georgiana Masi mentre veniva uccisa durante una manifestazione nel 1977, secondo alcuni della polizia, secondo altri no. Questa idea è rimasta allo stadio di disegno, e il disegno che vi mostro non è stata mai tradotta nel fregio, mentre fra i lamenti che invece nel fregio ci sono, riconosciamo la morte di Pasolini. Disegno di Kentridge è tratto dalla foto d'agenzia del suo cadavere, come fu trovato nel 1975 sulla spiaggia di Ostia. Come si vede da questi esempi, Triumphs and Laments è nel suo insieme una potente invenzione di Kentridge, ma le sue figure si basano una per una su fonti iconografiche specifiche. Vediamo subito il caso più complesso e interessante. L'immagine è ora sullo schermo, vedete a sinistra il disegno preparatorio, uno dei disegni preparatori, e a destra l'immagine del fregio, nella resa finale sul muraglione. L'immagine sullo schermo sorprende per la sua composizione piramidale, nella quale vediamo congiungersi alcune figure umane, ma anche un'automobile col portellone posteriore aperto e dei raggi che vengono da un cielo invisibile. Forse qualche sguardo particolarmente allenato fra voi che siete in sala riconoscerà sotto questi raggi la Santa Teresa del Bernini. Ma che cosa sono mai le figure che si affollano nel resto di questa composizione in una scena di cui avvertiamo vagamente la violenza ma che abbiamo difficoltà ad analizzare? Tre sono le fonti di questa immagine di Kentridge, un potente collage in cui tre immagini di diversissima origine vengono fuse in una sola. La prima è una delle famose foto della Renault rossa in cui il cadavere di Aldo Moro fu trovato il 9 maggio 1978 miseramente ripiegato nel bagagliaio. In questo caso sono recenti non solo l'evento rappresentato, ma anche la fonte iconografica e la sua tecnica, cioè la fotografia. Ma le altre immagini di questa audace composizione di Kentridge hanno tutt'altra storia. Nella parte destra, in basso a destra del suo disegno, possiamo riconoscere le figure di barbari morenti o sul punto di essere uccisi, tratti da un dettaglio del grande sarcofago Ludovisi che vedete a sinistra, che rappresenta una battaglia fra Romani e Goti verso la metà del III secolo d.C. Da qui viene il barbaro disarcionato dal cavallo e con il braccio destro abbandonato. Da qui la mano, la grande mano che sembra uscire dalla macchina, ma che in realtà dipende dal fatto che Kentridge aveva come fonte una foto simile a questa e la mano. Quindi questa mano è ancora una mano del sarcofago. Dal sarcofago viene il soldato romano che afferra per i capelli un altro barbaro e si appresta a tagliargli la testa. Infine, la figura al vertice della composizione è l'estasi, o la parola giusta sarebbe transverberazione, di Santa Teresa. Un evento che l'autobiografia della Santa data al 1562 e che Bernini rappresentò un secolo dopo con insuperabile efficacia nella chiesa di Santa Maria della Vittoria. In questa composizione inquietante e convincente di Kentridge, la morte dei Goti sotto le spade romane e l'uccisione di Aldo Moro si sovrappongono e si confondono e l'esaltazione mistica della Santa si trasfigura in un intenso pianto funebre.
una scultura antico romana, un'opera suprema del barocco e la tragica morte di un uomo politico del nostro tempo danno forma a un unico lamento. Il salto cronologico dall'una all'altra di queste scene fonte finisce con l'assumere allo sguardo distante e colto di questo artista sudafricano un significato opposto, una sorta di dolorosa continuità che attraversa la storia di Roma o la nostra dall'antico impero alle tragedie dell'oggi. Come questo esempio mostra bene, Kentridge ha costruito il suo fregio sulla base di un ampio repertorio di fonti. A monte di tutte le sue scelte compositive vi è infatti la costituzione di un vasto atlante di raffigurazioni, più di 1000, che su sua richiesta è stato messo insieme da Lila Young, una storica dell'arte americana, e dai suoi studenti dell'università americana John Cabot University, che ha sede a Roma. In questa arbitraria ma ricchissima antologia di scene di storia romana, che comprendeva, come ho detto, più di 1000 immagini disposte secondo la sequenza degli eventi rappresentati, ma non delle date di creazione delle immagini, Kentridge ha pescato liberamente, mescolando fra le sue fonti arte rinascimentale, classica, del Medioevo e così via, manoscritti, stampe, cinema, foto e così via, riaccorpando poi le singole immagini secondo accostamenti, ora analogici, ora per tema. Per dare solo qualche esempio, troviamo nel fregio, prelevati dall'Arco di Tito, e lo vedete qui molto bene, invertendo la direzione. Kentridge molte volte, secondo una tradizione artistica molto antica, inverte l'andamento, fa le cose in controparte. Troviamo per esempio nel fregio, prelevati dall'Arco di Tito, i guerrieri che portano in processione gli arredi del Tempio di Gerusalemme, e siamo nel 71 d.C. Kentridge, che è ebreo, è particolarmente sensibile a questa immagine. Ma per rappresentare al meglio il trionfo degli antichi imperatori, Kentridge ricorre invece a un gruppo di figure dai trionfi di Cesare del Mantegna, ironicamente aggiornato, assegnando a uno dei portatori di insegne il compito di issare sulla sua asta una macchina da cucire Necchi, perché lui si ricorda che la sua mamma a Johannesburg aveva una macchina da cucire di fabbrica italiana. Con simile accentuazione ironica, e lo abbiamo visto, la lupa capitolina viene rappresentata come se fosse pronta alla mungitura, con due brocche sotto le mammelle. Uno scherzo, è vero, ma non è come dire che quello stesso latte che nutrì Romolo e Remo alimenta la vita della Roma di oggi? Eppure Kentridge, certo memore della sequenza di lupe dipinte sullo stesso muraglione da Christine Jones, non si accontenta di questo scherzo allusivo e mette in giro per il fregio due lupe, due volte, una sorta di fantasma della lupa capitolina ridotta a scheletro. Queste lupe smangiate e spettrali, che ricorrono simbolicamente al principio e alla fine del fregio, ricordano irresistibilmente, gliel'ho chiesto e me lo ha confermato, la dantesca lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. Sono famosissimi versi del primo canto dell'Inferno. Quale che sia l'interpretazione dei versi di Dante nel contesto del fregio di Kentridge, la lupa ridotta a una sinistra impalcatura ossea, che contrasta naturalmente con quella produttrice di latte, forse allude alla cupidigia legata all'esercizio del potere che per l'appunto fa vivere grame le genti sottomesse. Ma certo, queste lupe così scheletriche si legano al trionfo della morte, rappresentata come uno scheletro a cavallo, diretta citazione da un affresco del Sacro Speco di Subiaco, nonché a due scheletrici cavalli che vedremo dopo presentati a contraltare delle figure equestri che ricorrono nel fregio. Abbiamo già visto la figura di Marco Aurelio, vedremo altre figure equestri, fra cui Mussolini. La lupa non è la sola figura ripetuta più volte nel fregio. L'altro caso è la vittoria alata, tolta dalla colonna traiana, vediamo un particolare sulla sinistra. Questa vittoria, che vedete qui a destra, apre il fregio nel suo incipit vicino a Ponte Sisto. Sulla colonna,
la vittoria è posta alla metà del fusto, per dividere la prima guerra dacica dalla seconda, sono le guerre di Traiano celebrate dalla colonna. Ma anche nel fregio di Kentridge la vittoria dacica torna una seconda volta, esattamente nel centro del fregio, diretta ispirazione dalla colonna traiana. Però in questo secondo caso la vittoria di Traiano sui Daci subito dopo si scompone, sforbiciata e disfatta in due immagini successive, quasi fotogrammi di un corto di animazione. In realtà Kentridge mi ha raccontato che ha fatto queste immagini precisamente come fa le sue immagini per i corti di animazione, cioè sforbiciando la fotografia dell'immagine numero uno e poi ricomponendola variamente. Viene così tematizzato in modo molto efficace il leitmotiv centrale dell'intero fregio, la compresenza di trionfi e lamenti, anzi direi la tendenza dei trionfi a trasformarsi dolorosamente in lamenti. Per rappresentare gli episodi che ha scelto, Kentridge ricorre con grande libertà a fonti donne origine, facendosi guidare dalla sua sensibilità visiva e dal suo peculiare gusto compositivo. Per esempio, per una scena della più antica storia di Roma, lo stupro di Lucrezia da parte di Tarquinio il Superbo, egli usa come fonte un quadro di Tiziano, anche in questo caso invertendo l'ordine, cioè rappresentandolo in controparte. Quello che lui vuole rappresentare come un corteo di migranti, lo vedete qui in basso, questo corteo di migranti lo compone pescando a sorpresa non nell'immensa documentazione fotografica di scene simili, ma da un monumento della Roma imperiale, il cosiddetto Pluteo di Traiano, le cui figure trasportano pesanti registri dei debiti destinati ad essere bruciati per un generoso condono di debiti da parte dell'imperatore Adriano nel 119 d.C. Si rintraccia qui lo stesso ritmo di marcia, quel passo forzato sotto gravi pesi che Kentridge ha trasportato da Roma a Roma, ma a 1900 anni di distanza, sui muraglioni del Tevere. Con magistrale sprezzatura, l'artista sudafricano mostra qui il dominio di un repertorio che gli consente, mediante l'adozione di schemi rappresentativi, di annullare la distanza cronologica, di assimilare il fardello dei debiti di un romano del tempo antico agli affanni di chi deve oggi trasportare faticosamente ogni sua masserizia per rifugiarsi da un paese all'altro e spesso da un continente all'altro. Kentridge aveva anche in mente sue opere più antiche che riguardavano le migrazioni interne al suo paese, il Sudafrica. Pochissime scritte corrono lungo il fregio. A parte il titolo iniziale, presentato con le lettere T e L in modo tale da valere sia in italiano che in inglese, ci sono di fatto solo due altre scritte. La prima, che vedete qui a sinistra, è un'iscrizione del tempo di Paolo IV, fedelmente ricopiata dalla facciata di Santa Maria sopra Minerva. È un'iscrizione che ricorda la massima altezza raggiunta dal Tevere in un'inondazione del 1557, con la funzione di ricordare sul fiume la viva presenza del fiume, il fatto che ha inondato più volte la città, del resto richiamata anche dai romani che si rifugiano su una barca per sfuggire alla piena del 1937, che vedete a destra in una scena tratta da una foto d'epoca. Ancor più significativa è la seconda iscrizione, che si staglia sullo sfondo di un grande riquadro risparmiato e perciò uniformemente nero. È una scritta che egli ha concepito in inglese ma voluto in italiano, quello che non ricordo, fra parentesi. Dichiarando un vuoto di memoria, questo buco nero pretende per sé un peso non solo uguale alle figure che lo circondano, ma ancor più grande. Richiama la potenza e la vastità dell'oblio e dunque implica la mise en abîme di tutto quello che invece viene qui ricordato e rappresentato, riducendo l'intero fregio a pallida ombra di quel che potrebbe venir ricordato e non lo è, a una stratificazione di trionfi e lamenti enormemente più ricca e dolorosamente irraggiungibile. Per contrasto, Kentridge suggerisce che si può fare della rappresentazione, cioè dell'arte, una medicina o un rimedio contro la fragilità della nostra memoria. Ho detto che questo riquadro nero è risparmiato, perché il muraglione del Tevere, prima che Kentridge ci lavorasse, era nero come il nero che vedete sotto la scritta, quello che non ricordo.
e con quale tecnica sono state fatte le figure. Proverò a raccontarvela. È una tecnica molto particolare, inventata da Christine Jones e poi applicata da Kentridge. Il punto di partenza è stata la creazione con la collaborazione di storici dell'arte di un grande repertorio da cui poi distillare i motivi prescelti. Di qui è partita la lunga fase di progettazione, disegni preliminari numerosissimi che Kentridge ha approntato nel suo studio di Johannesburg, prima a Carboncino, poi a China, e poi è finita con veri e propri bozzetti del fregio in piccola dimensione. Con l'aiuto di una squadra di collaboratori, i bozzetti sono stati poi ingranditi al computer e tradotti in grandi stencils di materiale plastico, cioè delle lastre di materiale plastico con tutti i neri e le ombre ritagliati, in modo da conferire alle immagini disegnate dall'artista la dimensione voluta, una dimensione monumentale. Gli stencils sono stati calati dall'alto, come si vede nell'immagine a sinistra. Vedete, ora ve la mostrerò, vedete questa specie di fili che cadono dall'alto, che sono stati calati con dei camion dall'alto del Tevere. Dovete immaginare questa lastra di plastica calata sopra un muro completamente nero. Lo strato di nerume che copre il travertino del muraglione è stato usato da Kentridge come la vera e propria materia pittorica del suo fregio. È uno strato nero che si forma nel tempo per mescolanza tra vari fattori: la vegetazione che sorge fra le pietre, i microorganismi che vi prosperano e infine, naturalmente, l'inquinamento atmosferico, in particolare da traffico, perché subito sopra c'è il Lungotevere con macchine che passano in continuazione. I neri delle figure di Kentridge sono dunque i luoghi dove quello strato nero è stato conservato, mentre i bianchi sono le aree del muraglione pulite da potenti getti d'acqua, come vedete lì a destra. Via via, con potenti getti d'acqua, queste figure vengono pulite e il risultato è questo. Corrisponde, come vedete, allo stencil di sinistra, corrisponde a questa figura. Dovunque ci sia il nero nella figura finale che vedete a destra e il nero che c'era già prima, dovunque c'è bianco, il bianco è ottenuto, che è piuttosto il grigio del travertino, è ottenuto con un getto d'acqua che ha portato via lo sporco. I pieni e i vuoti di queste figure presuppongono una tradizione plurisecolare di ombreggiature, ma la sormontano traducendola con sprezzatura in un linguaggio tendenzialmente scultoreo che nella dimensione monumentale dei muraglioni sul Tevere ha trovato il suo teatro ideale. Questo fregio corre lungo una lama di coltello fra una monumentalità che nel nostro tempo è davvero inconsueta e la consapevole sordina di un dipingere per sottrazione dallo strato scuro che l'inquinamento, la vegetazione e i microorganismi hanno depositato sui blocchi di pietra. La dimensione monumentale delle figure, il trionfo, è dunque inseparabile dalla loro precarietà, il lamento, perché quello strato di nerume fatalmente si riforma, ha già cominciato a riformarsi. E non è la sola cagione della loro precarietà. Il fregio si sta già consumando e svanendo e la sua potente evocazione di persone e di eventi si trasforma in un sommesso lamento su se stesso. Ecco perché il libro che con lo stesso Kentridge, Carlos Basualdo e Gabriele Guercio abbiamo fatto ha lo scopo anche di conservare memoria di un fregio che già ora si sta cancellando e fra pochissimi anni, probabilmente 3 o 4 anni, non sarà visibile più. Del resto, a renderlo sempre meno visibile ci pensano anche i romani, che continuano a scriverci sopra tutto quello che gli viene in mente, come vedete in queste scene di vandalismo, fra cui questa scritta interessante, bella per voi, cioè a voi piace, a noi no, a me che scrivo questa cosa non piace. Ma torniamo al fregio. È davvero necessario inseguire, riconoscere e dichiarare le fonti del fregio figura per figura? Io direi di no. Come in genere
l'arte pubblica nella sua tradizione millenaria, anche a Roma, il Fregio di Kentridge non è stato concepito per una visione privilegiata, analitica, di specialisti, ma per una visione sinottica e sintetica che abbia un forte impatto emotivo per catturare un pubblico assai vasto. Questo non toglie che il lavoro analitico che in piccola parte sto provando a fare oggi con voi serve per capire meglio, per entrare di più nell'officina dell'artista e nella sua mente. L'emozione dello spettatore ripercorre in parte i processi mentali dell'artista e vorrei, prima di concludere, guardarne da vicino un altro aspetto essenziale. Se guardiamo il fregio, ci colpisce la sovrapposizione figura per figura di tre livelli cronologici. Pensate alle figure che vi ho già fatto vedere, ma anche a quella che vedete qui, che è la morte di Remo. C'è una cronologia che è quella dell'evento rappresentato. Remo fu ucciso da Romolo, secondo la tradizione, nel 753 avanti Cristo, l'anno della fondazione di Roma. Poi c'è un altro livello cronologico, che è quello dell'immagine scelta come fonte di repertorio. In questo caso è un'illustrazione del 1800 circa, da una fonte del tutto marginale e oscura, che siamo tutti autorizzati a non conoscere. Io non la conoscevo prima di averla scoperta studiando questo fregio. Il terzo livello, infine, è dato dall'adiacenza di questa figura ad altre figure del fregio. Non è un caso che il cadavere di Remo ucciso si trovi accanto al cadavere di Moro ucciso, in una situazione quella che abbiamo già visto, la più intensa immagine del fregio, quella che include il cadavere di Aldo Moro, ma anche un pezzo di un sarcofago romano con l'uccisione e la decapitazione di un barbaro. A qualche distanza, a poca distanza, c'è un altro dei troppi cadaveri che ingombrano la storia dell'Italia contemporanea, quello di Pierpaolo Pasolini. Proviamo a guardare un breve segmento, tutto insieme, con l'aiuto di questo piccolo schema che ho fatto in alto. Voi vedete qui tre livelli cronologici. Il rigo 3, il rigo più in basso, dà il titolo alle singole figure e corrisponde al fregio di Kentridge come oggi a Roma. Cioè vediamo un angelo, poi un cavaliere, poi la composizione con Moro, Remo, Mussolini a cavallo, li vedremo ora tutti questi pezzi, Cicerone e Pasolini. Nel rigo 2, che è subito sopra, segnala la data dell'immagine che Kentridge ha usato come fonte nella costruzione del proprio repertorio. Quindi una statua del 700, un dipinto del 500, tre cose diverse, una fotografia, due sculture, una del III secolo, l'altra di Bernini, poi una stampa del 1800 per Remo, un dipinto del 1940 per Mussolini, un ritratto del I secolo a.C. per Cicerone e una foto del 75 per Pasolini. E in alto, infine, la data dell'evento rappresentato. E come vedete tutte queste date sono tutte in disordine ed è proprio da questo disordine che nasce l'impatto emotivo che ricaviamo qui. Perché ogni volta ci domandiamo dove siamo, ci domandiamo se sono davvero degli eventi contemporanei fra loro, ci domandiamo se questa simultaneità che l'artista crea corrisponde a un suo disprezzo per la storia o una sua straordinaria passione per la storia. Una passione per la storia che, invitandoci a rivederla in disordine, ci invita anche a ripercorrerla in ordine, pensando a noi, oggi, al nostro presente. L'angelo, che è rappresentato nel fregio, nell'immagine in basso a destra, corrisponde a quello di Anton von Verschaffelt, che è in cima a Castel Sant'Angelo. Questo cavaliere, uno dei molti cavalieri del fregio, ho molto faticato a capire da dove veniva e finalmente Kentridge, a denti stretti, ha ammesso che veniva da una foto di questo fregio delle stanze vaticane. Questa immagine l'abbiamo già vista e analizzata e non ci torno più. Remo lo abbiamo già visto e analizzato. Mussolini,
Lui voleva rappresentare evidentemente Mussolini, che per lui ha un significato non soltanto di storia neutra di un paese lontano dal Sudafrica, ma un significato legato alle leggi razziali e all'esperienza che non la sua famiglia, ma persone a lui note hanno avuto. A Napoli c'è nascosto, io non l'ho mai visto, non so quanti di voi lo abbiano visto, c'è ancora questo affresco del 1940 con Mussolini a cavallo, e da questo lui ha ricavato, ancora una volta mettendolo in controparte, invertendo la direzione della figura, questo fregio di Mussolini, ma lo ha amputato come se fosse una statua, prendendo il braccio che fa il saluto fascista e rappresentandolo accanto, mettendo accanto un ritratto di Cicerone spaccato in quattro, come se fosse la retorica imperiale del fascismo che viene rappresentata e negata al tempo stesso. Questa mutilazione, dell'immagine di Mussolini, ripresa da questo affresco del 1940, lo traduce come in una statua spezzata e richiama statue spezzate di dittatori più recenti, per esempio Saddam Hussein. E inoltre dà risalto nel suo fregio, ci sono tutti questi fori, e sono i fori delle pallottole, perché dopo la caduta del fascismo qualcuno sparò su questa immagine di Mussolini. L'adiacente ritratto di Cicerone forse allude, come ho detto, alla retorica romano-imperiale del fascismo e alla sua disfatta finale. Ben poco dal nostro scavo nelle fonti sarà evidente alla più gran parte degli spettatori, ma a nessuno può sfuggire, come vi ho detto, la sequenza dei tre cadaveri, Remo, Pasolini e Moro, nella puntuale simmetria dei due cavalieri, nello sconcertante alalà amputato di Mussolini. A tutti sarà evidente che questo segmento del fregio è sotto il segno dei lamenti, non dei trionfi, anche perché il suo vero cuore compositivo è l'immagine più complessa del fregio, il potente collage costruito, come abbiamo visto, intorno alla morte di Aldo Moro. Il cortocircuito spazio-temporale regola la sequenza di triumphs and laments. Per esempio, accostando alla barca dove trovano rifugio i romani scacciati dalle loro case dalla piena del Tevere del 1937, qui a sinistra, un barcone di migranti, quello a destra dove Kentridge ha utilizzato una foto di rifugiati in procinto di sbarcare a Lampedusa nel 2013. Nella più recente storia d'Italia, Kentridge sceglie con il suo sguardo ironico e distante fonti e momenti disparati, ma sempre con un qualche giudizio implicito. Per esempio quando accosta, lo vediamo in questo segmento, la statua equestre di Anita Garibaldi sul Gianicolo, dal suo monumento bronzio sul Gianicolo, opera di Mario Rutelli, credo sia il nonno di quello che fu poi ministro, a una scena immaginaria, Vittorio Emanuele II, che per il grande monumento sull'altare della patria posa su un cavalluccio di legno. E quindi, mentre Anita Garibaldi viene rappresentata donna sul cavallo e pienamente sul cavallo di bronzo, eccetera, eccetera, che impugna la pistola, Sua Maestà il Re viene abbassato di tono e messo su un cavalluccio di legno. Infine, un cavallo accasciato, prelevato di peso da un sarcofago romano. Questa sequenza è in prossimità della parte terminale del fregio, verso Ponte Mazzini, e va letta come una decostruzione o un commento al genere del monumento equestre che nel corso del fregio, lo abbiamo visto, ricorre più di una volta, da Marco Aurelio a Mussolini. E guardiamo le ultime quattro figure del fregio, che ne ribaltano sul presente l'incipit romano imperiale, capovolgendolo di segno. Il bersagliere, che vedete è la penultima figura, il bersagliere è preso di peso dal monumento alla breccia di Porta Pia, collocato proprio a Porta Pia, e allude al passaggio di Roma dal Papa all'Italia Unita. Con la sua baionetta in resta sembra muovere la carica contro uno scheletrico cavallo, la cui posa è ispirata a un sarcofago antico, ma che chiude la riflessione dell'artista sulla retorica dei monumenti equestri, assimilandola agli scheletri della Lupa Capitolina, che abbiamo visto, ma anche della morte, dall'affresco di Subiaco.
le due scene a sinistra per chi guarda, le due scene a sinistra del bersagliere per noi che guardiamo, cioè le prime due da sinistra del segmento che stiamo guardando, sono le due uniche scene dell'intero Fregio ad essere tratte da film, un'allusione al cinema italiano, per lui molto significativo e importante, visto anche in questo caso dal lontano Sudafrica. Alle spalle immediate del bersagliere, una scena della Dolce Vita di Fellini, un film del 1959, una scena ironicamente riproposta trasferendo Anita Ekberg e Marcello Mastroianni dalla Fontana di Trevi a una vasca da bagno. Lì accanto riconosciamo, ed è la prima immagine della serie qui da sinistra, un fotogramma da Roma, città aperta, di Rossellini, 1945, film icona del neorealismo italiano. E la scena dell'uccisione di Pina, cioè Anna Magnani, ad opera dei tedeschi, mentre il figlio si precipita a piangere sul cavallo, sul cadavere della madre. Ma al di sopra di questa scena, e la rivediamo qui più in grande, sulla destra, Kentridge, come evocandola dal cielo della storia, ha posto una mano che regge una corona d'alloro. La stessa identica mano, ma in controparte, che abbiamo visto al principio del Fregio, su una biga imperiale, pronta al trionfo. La stessa identica mano che era pronta a incoronare un imperatore antico, incorona qui una donna che muore nella Roma occupata dai nazisti. La fonte è la Gemma Augustea, un monumento dell'età di Augusto, dove si vede, lo vedete in alto a destra, Oicumene, la personificazione della terra abitata, che sta incoronando dall'oro l'imperatore Augusto. In tal modo, un prezioso cameo del 12 d.C. circa, un film del 1945, si uniscono in una scena sola. Ancora una volta, William Kentridge affronta e manipola il proprio repertorio come fosse sincronico, ma sapendo bene che non lo è, e l'effetto risulta proprio da quando ci accorgiamo di questi anacronismi che sono pilotati molto sapientemente dall'artista. Assorbendo la storia nella memoria e incarnandola in immagini sconosciute ai più talvolta, Kentridge ha creato un racconto per icone che presuppone un passato molto complesso per parlare al nostro presente. Sapienti segnali indicano che, intanto appariscente disordine, il Fregio va letto come una unità narrativa che procede per salti, come del resto per salti procede la nostra memoria, ma sa ricomporsi secondo linee guida inscritte nel Fregio stesso. Queste simmetrie lo mostrano: i cavalli, i cavalieri, le figure scheletriche, la mano con la corona che ricorre al principio e alla fine, la vittoria che c'è al principio e che nel mezzo del Fregio, invece crea questa sequenza di una vittoria romana che però si scompone e si distrugge. Qui vediamo l'immagine fonte da Roma, città aperta, fedelmente rappresentata da Kentridge nel Fregio. Come ho detto al principio, questa opera di Kentridge è stata concepita come un progetto di rigenerazione urbana, e proprio perché la stessa identità di Roma è in crisi, come quella delle nostre città storiche. Viviamo oggi in una democrazia sempre più fragile, sempre più indebolita. Una democrazia che conserva le sue forme, ma perde il cuore e la meta. Perciò abbiamo bisogno di nuove ragioni e traguardi di aggregazione che nascano dal basso. Perciò le associazioni di cittadini si moltiplicano, come del resto in tutto il mondo. Questo associazionismo, da cui nasce anche Tevere Eterno, da cui nasce il Fregio, è l'espressione di una diffusa voglia di democrazia e di politica, politica non nel senso di gestione del potere o di candidature o di partiti, ma di libero discorso fra cittadini. Ed è solo da questo tipo di politica, il significato originario, etimologico della parola, che può nascere una nuova stagione della democrazia. Solo da qui potranno forse svilupparsi nuove visioni di insieme improntate al bene comune, anche se ben raramente in Italia le associazioni riescono a federarsi fra loro. Ma proprio intorno al Tevere e in conseguenza di questo Fregio, a Roma sta succedendo qualcosa.
Dopo questo fregio, qualche mese dopo, è nata a Roma Agenda Tevere, dove ben 14 associazioni ambientaliste, sportive e culturali si sono federate fra loro, cosa rara dappertutto, ma in una città come Roma ancora più rare. Alle spalle c'è un anno di intenso lavoro condotto da cittadini attivi che hanno cominciato a analizzare lo stato di salute di Roma a partire dall'abbandono del Tevere. L'intuizione di base è quella che è alla radice dei lavori di Kentridge che stiamo guardando. Come abbiamo detto, il Tevere scorre in mezzo alla città, ma è del tutto marginale nella vita dei cittadini. Far centro sul Tevere per ripensare Roma è quasi una rivoluzione culturale. Una rivoluzione copernicana è stato scritto nel rapporto fra cittadini e istituzioni. Con l'ottimismo della volontà vorrei esprimere la speranza che questo attivismo civile possa aver successo a Roma, anche grazie a un'opera d'arte che vediamo qui, con gli adattamenti e anche poi nelle altre città, perché se è successo a Roma, veramente può aver successo dappertutto, con gli adattamenti necessari da una città all'altra. E che ogni volta le arti, dalla letteratura alla figurazione al teatro, contribuiscono a un ripensamento della dimensione civica dell'abitare in città, a una rigenerazione urbana che possa essere anche rigenerazione umana, credo che possa contribuire anche l'arte. Il lavoro di Kentridge è un lavoro, è un contributo profetico in questa direzione. Lavorando, per così dire, di bisturi, per sottrazione sulla pelle della città, l'artista ha creato un'opera destinata a uno spazio pubblico dove può degradarsi lentamente sotto gli occhi di tutti, rappresentando se stessa e rappresentando metaforicamente il degrado imminente, incombente della nostra memoria individuale e collettiva. Perciò un'arte come questa, forse più di quella che luccica nelle gallerie, nei musei, nelle mostre, è lo specchio del nostro tempo, perché intorno a quest'arte che incessantemente muore, la città stessa va morendo ogni giorno, rischia di morire ogni giorno. Con la sua opera sui trionfi e i lamenti, Kentridge ha portato a Roma e più in generale nell'arena oggi così vitale dell'arte urbana un'esperienza artistica e una capacità visionaria senza rivali. Ci ha mostrato che la memoria storica può contribuire a far rinascere le nostre città. Grazie. Grazie professore, abbiamo visto cosa significa leggere un'opera contemporanea partendo dalla grande esperienza della cultura antica, della cultura rinascimentale che il professore ha nei suoi studi ha affrontato in tante occasioni. Il prossimo appuntamento sarà sempre giovedì prossimo qui e ci sarà il professor Valerio Terraroli dell'Università di Verona con il racconto del grandi cicli di affreschi che Giovanni Battista Tiepolo fece a Würzburg. Quindi vi diamo appuntamento per giovedì prossimo.